77 il 17 giugno da Anna e da Mario. Ecco, suo papà è in cielo, è morto nel 2001 e ora è presente a questa celebrazione guardando il volto di Dio Padre, e questa è una cosa bellissima. Ecco. Non vorrei togliere niente attraverso un'esperienza del Bime e poi l'esperienza dei frati minori nelle Marche. Ecco, una prima esperienza fatta da Assisi e poi a Loreto. E da lì è iniziato questo grande cammino che ha lasciato il lavoro, ha lasciato tutto, ha lasciato il sonno, ha lasciato la casa e ha seguito il Signore attraverso San Francesco. Ecco, questa esperienza in questo momento è un momento forte, perché segna un collegamento di tutti, della sua vita, della sua conversione, della sua famiglia e dell'esperienza di casa. Fra Moreno, che ha vissuto qui la sua fanciullezza e la sua giovinezza. A me il compito dei saluti, saluto anzitutto il cardinale Luigi Tettavanti, arcivescovo emerito di Milano, mio educatore in seminario, è lui che presiede questa celebrazione. Grazie.
Sono bambini, posso vedere.
oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, benedici noi questo cibo che stiamo per prendere, fa che a nessuno manchi mai il necessario, mantienici sempre nel tuo santo servizio e donaci la tua pace. Amen. Un canto semplice che sappiamo tutti. Tanti auguri. Grazie.
ho trovato l'asciugamano da spiaggia e mi sono portato un copriletto. Ci teniamo a precisare che il copriletto non era bianco, ma era rosa antico con i merletti. Moreno era molto stanco e era quasi ora di pregare il mattutino. I suoi frati compagni nel frattempo si ritrovano in chiesa. Ma alla preghiera manca qualcuno, evidentemente. Moreno! Moreno! Lo cercano disperatamente per il convento, in cappellina, in cucina, in camera. E invece improvvisamente sentono dei rumori dal refettorio. E per i ragazzi del 77 perché ha fatto un lavoro.